Senti, lo stai seguendo un po', immagino, il campionato, hai visto? A passo lento, però insomma la salvezza si avvicina, il traguardo si avvicina. Ah sì, hai detto bene tu, dai, come tutti i campionati ci sono momenti di alti e bassi, però penso che poi alla fine, oggi, facendo gli scongiuri del caso, perché manca ancora qualcosina, quindi non diciamo niente, però penso che si è intrapresa la strada giusta, si è riuscito a trovare un po' di continuità sui risultati e penso che ecco non ci dovrebbe essere problemi a raggiungere la salvezza. Senti, in che cosa Saveriano Infantino assomiglia a Cristian Bucchi? Ad Andrea! A Cristian sarebbe meglio per lui, a me scherziamo, Infantino è un grande giocatore per la categoria, ha fatto sempre tanti gol, quindi per lui lo dimostrano i numeri. Però te lo ricordi in una finale playoff? Sì, ci abbiamo giocato un paio di volte contro, no, devo dire che secondo me è stato l'acquisto più importante per il Teramo perché ha dato quel, diciamo, quello spessore in avanti che forse negli ultimi anni un po' non si era trovato con altri giocatori, penso che lui abbia fatto molto bene. Allora ti chiedo di Cristian a Benevento, insomma... Anche lì qualche difficoltà, c'è una grande lotta per i playoff, Benevento, c'è anche il Pescara, sono tante squadre, il Brescia sembra oramai destinato a vincerlo questo campionato, che idea ti sei fatto? Mi sono fatto idea che la Serie B è un po' anomala quest'anno, sarà sempre un campionato molto difficile, però quest'anno forse ancora di più col fatto che le squadre sono ridotte tutte quante, hanno fatto degli organici importanti. E io lo vedo parlando anche con mio fratello, dice sai, squadre tra virgolette un po' meno sotto non ci sono, perché se uno vede anche le ultime squadre che stanno in fondo, c'hanno tutti organici importanti. Anche lui ha vissuto momenti alti e momenti un po' meno buoni, però sono convinto perché conoscendo mio fratello che lavora, serio, ci crede, quindi sono sicuro che arriverà dove deve arrivare. E a proposito di dirigenti, ma quando ti vediamo dirigente, magari non lo so, anche in biancorosso, magari, chissà. Vediamo, dai, vediamo, si sta studiando per farsi trovare pronti, perché poi bisogna anche essere bravi nel momento in cui finisci un percorso a intraprendere un altro, ma nel momento in cui ci siano anche le possibilità e soprattutto anche devi crearti le prospettive di poter fare un ruolo, no? Quindi stiamo lavorando per questo, poi se avverrà ne sarò felice.